si lascia il punto finale all'ospite in modo che non ci sia questa esplosione. Invece abbiamo cercato di lasciare dopo un contraltare, ci abbiamo detto all'inizio, perché molti lo conoscono, che è quello che a parte che scherzavo con lui, dico, quanti funzionari di sovrintendenza servono oltre settantenni per dichiarare l'età media che sta partire del sangue. E la direzione che appunto da pochi mesi osservando la direzione generale dei musei a Roma e che ha invece dall'esperienza molto concreta di dire, molto condivisa, molto partecipata a Pilastri, e abbiamo lasciato il compito non di concludere ma di sembrare di rilanciare con qualche breve relazione prima di una rilanciare di fatto. Mi avete fatto la sorpresa di darmi questo compito, sì, all'ultimo, nel momento in cui sentite la mia voce, quella tipica degli archeologi afasici di cui parlavamo prima, in più c'è anche il grave, l'aggravante di essere un funzionario archeologo, di quello di cui finora si è parlato, penso giustamente, in modo non edificante. E come ha detto bene Enrico, non sono naturalmente conclusioni, le mie non erano previste come conclusioni, sono riflessioni, perché davvero vorremmo che la palla passasse a voi in tutti i sensi, perché stiamo parlando di un libro che è una riflessione sul futuro. Voi siete quel futuro, un futuro pieno di prospettive, pieno anche di problemi, ed è bene che voi, seppur giovani, relativamente, cominciate a porvi questi problemi da subito. Avete la fortuna di studiare in una università che è sempre stato un esempio, ancora oggi lo è di più, per la sua capacità di rinnovarsi, di essere propositiva, di sperimentare cose che altrove non vengono sperimentate. Io ho 40 anni, da 5 anni sono funzionario archeologo del Ministero. Devo dire, in 34 anni vissuti all'interno dell'università, non credo di poter raccontare nessun caso in cui sia stato fornito a me un insegnamento rispetto a quello che invece è uno degli aspetti fondamentali e centrali di questo libro, la valorizzazione, che è poi il volano che serve a dare un senso al vostro futuro. Non perché bastino pochi funzionari per garantire la tutela, ma per innescare il meccanismo che rende possibile alle persone comuni comprendere perché si deve tutelare, e ce ne vogliono molti di più, o almeno anche pochi, però in grado di comunicare il senso del nostro lavoro. Io vi ho letto nella presentazione a Poggi Bonzi due frasi tratte dal libro di Giulio. Posteremo online il video della presentazione, quindi andrete, se siete curiosi, a recuperare queste frasi. Voglio leggervene un'altra con questa mia voce forse un po' fastidiosa e insolitamente gracchiante. La principale delle innovazioni riguarda una diversa considerazione della valorizzazione. Giulio qui parla naturalmente della riforma Franceschini, e Enrico penso che abbia centrato la lettura del libro in due parti. Infatti anch'io ieri inconsciamente mi trovavo a descrivere il libro in due porzioni, esattamente così come le ha sintetizzate Enrico. E qui Giulio cita uno degli artefici di questa riforma, uno dei principali ideatori. Un concetto sorgente, intraducibile, una vera e propria chimera, e per questo molto amata dai giuristi. Lorenzo Casini è un amministrativista, giurista, consigliere del ministro, di 40 anni, giovanissimo, da 10 anni impegnato nell'insegnamento universitario appunto di materie legate alla politica dei beni culturali, insomma, amministrazione dei beni culturali. Da molti è ancora oggi equiparata a una bestemmia, qui è Giulio che vi parla della valorizzazione, a una forma di volgarizzazione
infiltrazione e contaminazione della purezza della cultura. Da altri è ridotta a sinonimo di mercificazione. Mi veniva da riflettere sull'ISIS, cui Giulia ha fatto riferimento prima, che l'ISIS fa valorizzazione, vende quello che distrugge, volendo agli occhi di alcuni. In realtà siamo noi, come ha detto bene, che commettiamo un danno, volendo impadronirci della memoria di altri perché non sappiamo guardare alla memoria che abbiamo sotto i nostri piedi e compriamo, come solo le civiltà ignoranti e colonizzatrici fanno, la memoria e la cultura degli altri, innescando quei meccanismi di distruzione della memoria che possono avvenire in luoghi per ideologie anche comprensibili a chi è abituato a studiare la storia e a porsi sotto prospettive diverse. E qui continuo leggendo Giulio, ma tra una visione rozzamente ipereconomicistica e il rifiuto di ogni contatto tra cultura ed economia è possibile una terza via. La valorizzazione intesa quale ponte tra conoscenza, tutela e fruizione. Ognuna di queste parole ha un peso enorme, e voi dovete cercare di comprenderlo. E oggi libri come questo, come quello di Daniele, come quelli di Settis, come quelli di Montanari, vi guidano in un percorso di comprensione. Un po' più giovani di voi, e di modo di comprare su una bancarella i tre volumi della Commissione Franceschini del 67 per la salvezza del patrimonio culturale. Tre volumi poderosi che è di modo però di sfogliare molti anni dopo, proprio in vista della preparazione del concorso, quella boccata d'aria che il Ministero ha avuto nel 2008-2010, quando ho avuto la fortuna di entrare. Leggendo quelle pagine, stiamo parlando di migliaia di pagine, si vede un'epoca in cui davvero si doveva parlare di salvezza, perché la distruzione era sotto gli occhi di tutti, le leggi c'erano ma non era assolutamente facile applicarle e non esisteva il Ministero dei Beni Culturali. Con Giulio io mi interrogo se sia stato un bene o no la nascita di un ministero dedicato proprio alla riflessione su queste problematiche, con personale tecnico-scientifico volto a conseguire quelli che sono gli obiettivi posti dalla nostra Costituzione. Non lo so, sicuramente ha determinato una lacerazione tra la formazione, la tutela e la valorizzazione, con la valorizzazione necessariamente marginalizzata, perché senza soldi e di fronte alla necessità di salvare il patrimonio culturale, è chiaro che qualunque funzionario si vede tremare le vene ai polsi di fronte al tentativo di fermare questa distruzione che molti vogliono compiere, non animati magari dalle ideologie dell'ISIS, che possono anche essere una giustificazione, ma da quelle speculazioni che della memoria non tengono alcun conto. E da funzionario mi sono trovato a fare questo mestiere, a inventarlo, perché nessuno me lo insegna, e nel 2012 ho vissuto l'esperienza del terremoto. E mentre prima ritenevo, nei primi due anni di esperienza, di aver fatto la tutela insieme alla valorizzazione in modo per me migliore possibile, quando ho assistito alla ricostruzione dopo il terremoto, ho dovuto affrontare situazioni che poi ho descritto in molte sedi, inclusa l'archeostoria curata da Francesco Ivanti e Cinzia Dalmaso, che l'ho richiamata anche in questo libro. Ho capito che una cosa scontatissima: si fa una straordinaria tutela se si fa bene valorizzazione, perché basta innestare nelle persone un germe di consapevolezza che gli fa capire che Oggibonzi, Vignale, Pilastri, Lelva, Populonia, citato tanti esempi, ricordatevi la fortuna che avete, è difficile citarne molti altri al di fuori di questa zona, in Italia, pochissimi nell'ambito delle sovrintendenze. Ebbene, se voi includete i cittadini in questo percorso di tutela e valorizzazione, li fate capire di essere parte di un tutto al quale loro possono contribuire, perché un domani no, non saranno archeologi, non lo auspico per loro, ma saranno
amministratori, saranno imprenditori, apriranno un supermercato, un'agenzia turistica, un bar, ma lo faranno con la consapevolezza di essere persone fortunate, perché la memoria li circonda, la memoria è parte del loro futuro, sta a loro coltivarla, farla crescere, farla fruttare e restituirla agli altri cittadini. Da questo punto di vista noi siamo soltanto un accendino che innesca questo meccanismo di un fuoco che però non si consuma mai, si consuma solo se perdiamo la capacità di trasmettere quella memoria. E le università questo dovrebbero insegnarvi, perché è nelle vostre mani questa capacità. Se un domani riuscirete a entrare in un'aula universitaria come docenti o in un ufficio della soprintendenza come funzionari. E aggiungo una riflessione ulteriore, frutto anche degli scambi che con piacere ho avuto con in questi giorni con queste persone illuminate. Lo dico da quarantenne, sentendo i miei 40 anni, che sono quelli di una generazione che ancora alla mia età ha tante difficoltà. Noi abbiamo una fortuna più rispetto agli altri, rispetto agli storici dell'arte o agli architetti, che a volte non ci capiscono, non possono capirci, perché l'archeologia di per sé è sociale. Perché in un percorso archeologico tu non rendi gli altri archeologi, non li devi rendere archeologi, li devi far capire il senso del nostro lavoro, ma hai un potere inclusivo che difficilmente uno storico dell'arte può avere. Se è bravo riesce anche a trasmetterti il piacere o i mille segreti, i mille racconti che possono esserci in un quadro, no? Un quadro è statico, è frutto delle emozioni di una persona. L'archeologia è stratificata, è il frutto dell'azione cosciente ed incosciente di mille, centomila persone che su quel luogo hanno camminato come tutti noi. Noi non possiamo essere Michelangelo, ma noi possiamo essere quella persona che su quel suolo ha camminato, che su quel suolo ha scavato quella buca, ha acceso quel fuoco, è stato uomo, è stato uomo. Noi dobbiamo far capire questo a tutti gli altri, e l'archeologia ha un potere immenso, perché fonde la capacità di rendere a tutti quel senso di umanità che a volte noi abbiamo e teniamo per noi stessi, perché siamo afasici, egoisti, e che dobbiamo dare agli altri. I bambini questo lo capiscono con facilità, ma anche le persone comuni, chiunque abbia voglia di sprofondare lo sguardo, la memoria, l'attenzione, la coscienza in un buco nel terreno per guardare cosa hanno fatto sotto casa sua gli uomini che hanno vissuto in quel luogo prima di lui. Noi abbiamo un potere sociale straordinario e non lo esercitiamo. E quindi è chiaro che storici dell'arte, ma come possono capire tutto questo? Come possono immedesimarsi nelle esigenze dei cittadini? Questo è mercificazione? È un male se qualcuno vuole costruire un bar o un ristorante come li ha descritti Giulio in un'area archeologica? Riflettiamoci, perché bisogna essere capaci anche di spiegare questi cortocircuiti che ci sono. Perché se io trovo orribile l'autogrill all'interno di Pompei, l'autogrill, cioè la negazione dell'identità, cioè il non luogo che sta bene sull'autostrada, ma non dovrebbe stare a Pompei, invece trovo fondamentale che i luoghi del quotidiano e le azioni del quotidiano siano radicate nei musei. Perché io devo visitare un museo, ma devo mangiare in un museo, azzardo, dormire in un museo, e poi l'ho scritto, sposarmi in un museo, portare i figli dopo averli battezzati nel museo, rendere quel luogo parte della mia storia. Immaginate il potere delle immagini scattate durante un matrimonio. Se quelle immagini sono in un museo, cosa veicolano? La storia di una persona e il luogo in cui quella storia è ambientata. Se poi chi fa il nostro lavoro è in grado di spiegare a quelle persone cos'è quel luogo, perché è giusto calare quel racconto, ne uscirà fuori una consapevolezza che quelle persone un domani, tra
raccontando ai figli e ai nipoti la loro giornata del matrimonio, includeranno nella loro esperienza di vita. Il museo diventerà un luogo aperto e vitale, inclusivo, partecipato, e non c'è nessuna mercificazione. Può essere giusto pagare un canone, si fa l'offerta nelle chiese, nessuno si scandalizza, si può fare l'offerta anche nei musei. È blasfemia parlare di tutto questo? No, questo è il futuro che abbiamo fra le mani adesso. Abbiamo dei politici insensibili, si possono discutere e criticare molti aspetti della riforma, in particolare per quello che concerne l'applicazione della riforma stessa, ma noi in questo momento abbiamo un'opportunità, e io ho il terrore, come Giulio, che questa opportunità rischiamo di perderla per la nostra incapacità di guardare oltre, per la nostra incapacità di raccontare agli altri ciò che noi facciamo, di farglielo capire, di renderli partecipi del nostro racconto, o di chiuderci in noi stessi perché abbiamo paura di essere violati in qualcosa che percepiamo come nostra, e quindi ci sentiamo quasi spogliati se qualcun altro condivide le emozioni che noi proviamo nel capire il senso e il significato di uno strato, cose strane, cioè chi si può affascinare di un butto, di una discarica di rifiuti e di ossa. Oggi Marco mi raccontava il modo in cui è strutturato lo scarico di fronte alla capanna principale rispetto agli altri scarichi di rifiuti che sono nelle capanne secondarie a Poggibonsi. Bene, quando tu spieghi questo, spieghi la società, fai toccare l'uomo che siamo noi ma che ci scordiamo di esserlo. Quindi voi avete nelle mani tutto questo, voi dovete averlo, voi studiate qua dentro, studiate questo, perché un domani dovete garantirlo questo futuro. Ed è triste pensare che siamo in pochi i cosiddetti innovatori ancora, e io spero che questa innovazione sia contagiosa, perché tutti si possano ritenere innovatori, a partire da voi, perché questa torcia di luce, questo accendino, lo avete nelle vostre mani, tutti quanti noi lo abbiamo, e la cosa più bella che ci può essere, anche se può essere percepita come una privazione, io da 6 mesi sono alla direzione generale musei, ho dovuto allontanarmi da un progetto al quale ho tenuto moltissimo, quello di cui vi parlavo, i pilastri, un progetto appena nato, per cui il tempo per stratificarlo non c'è stato, non è facile nemmeno per un funzionario di sovrintendenza costruire una squadra di persone, perché non hai allievi, al massimo puoi avere persone che ti seguono e che credono in quello che fai. Devo dire però, è splendido quello che sto vedendo da lontano, lentamente allontanandomi, una comunità, persone, giovani, studiosi, studenti come voi, ma anche comuni cittadini, li portano avanti, e quel progetto continua. Si sono costruiti la loro capanna per il presepe dell'età del bronzo, anacronistico, far storcere il naso ai turisti, ma è bello tutto questo, perché lo fanno i cittadini, hanno capito il senso di quello che fanno e le potenzialità. Ecco, lavoriamo per cedere agli altri il testimone e continuare a costruire altro. Questo è l'auspicio in un libro che ha un cuore in copertina, 2 cuori volanti, come sarebbe bello che volassero i nostri sogni, le nostre emozioni e le nostre passioni. La vecchia cosa delle idee, no? Che le idee sono l'unica cosa
che si moltiplica regalando. Certo. No? È bellissimo. Bisogna entrare. L'economia al contrario. Io ti do un'idea, tutti e due abbiamo entrambi due idee, invece di solito se io ti do una cosa, ti viene un'altra cosa, c'è stato solo uno schiaffo. Perché credo ci sia un corso 7-8 qui, quindi mi tocca ricrittare. Ti tocca ricrittare il. Sono noi che dobbiamo mettere. No, no, no. Io passo per io a fare domande. La situazione. Sono anche dei colleghi, dei dottorandi. Anche domande, anche critiche. Intanto che ci penso, io dicevo una cosa per tenere caldo l'ambiente, mentre Giulio ne parlava, lui mi appuntavo delle cose, l'idea che dentro un museo, un sito archeologico, ci debba essere una taverna o un ristorante, non è un'idea degli innovatori, è un'idea di semplice buonsenso. Michele Arditi, 1811, nuovo piano degli scavi di Pompei. Alla terza riga dice la prima cosa da fare è costruire una locanda ad uso dei turisti, visitatori che verranno. Ma sta leggendo Michele Arditi, 1811, 204 anni fa, insomma, e poi passare per fare un giro d'Europa, insomma. Sì, perché questi palazzi fini, che quando sono in Europa dico, ah, che bello, nel museo da guardare, che piacere stare lì a conversare, però quando vai in Italia e diventi uno con il cilindro, il sigaro in bocca, il precipitatore che vuole, cioè, è incomprensibile. Sono stato qualche giorno fa a Coimbra, bellissima università, dove si paga il biglietto per visitare l'università, con delle visite in pilare, molto belle, molto interessanti. Dove c'è? Io, a un certo punto, come si dice a Roma, si è fatta una cena. Siamo usciti lì e siamo andati accanto al museo, bellissimo ristorante con terrazza sulla città, a mangiare benissimo, cucina portoghese. Quindi, perché? Se tu vai in un posto qualsiasi, questa cosa la fai normalmente, poi qui diventa una cosa. Diciamo una di sacralizzazione. Teniamo fuori la gente in qualsiasi modo. Allora, cerco io, per prima, spero che dopo di avere seguito. Ovviamente il libro di Giulio è un caposaldo, come anche Malaporta ha riconosciuto la stessa settimana fa, che è venuta alla biblioteca comunale a presentare il suo libro e ha detto che non sarebbe esistito senza ovviamente il libro e gli interventi di Giulio, nel dibattito culturale che riguarda i temi che abbiamo affrontato ma che riguarda la politica culturale in generale. A proposito del mangiare nei musei, a Siena esiste una specie di enorme muscio vuoto per Santa Maria della Scala. Settimane fa, no, forse un paio di mesi fa, si era affacciata l'idea che un celebre pizzicagnolo italiano, che è Farinetti, aprisse un centro all'interno del Santa Maria. Io lì per lì ho fatto un balzo e ho detto magari, perché potrebbe essere l'occasione per spiegare a tutti quelli che vengono a vedere la meravigliosa campagna senese, le chianti, gli olivi eccetera, che quella campagna che vengono a vedere non è stata fatta per loro, è stata fatta per produrre dei prodotti alimentari che possono mangiare e dunque possono gustare con la bocca anche quello che vedono con gli occhi. La cosa lì è finita perché poi sono ovviamente mercimonio eccetera eccetera. Quello che volevo sollevare con te è una questione che riguarda, di cui anche i due temi
ovviamente avevamo anche qualche mese fa comunicato, che riguarda un mal costume italiano che però secondo me ha molto a che fare con il patrimonio, la tutela, la valorizzazione e la comunicazione, e a cui tu hai anche accennato durante il tuo discorso, e che riguarda le pubblicazioni. Allora l'Italia è particolarmente, più di altri paesi europei, è affetta da questo mal costume, perché forse gli archeologi sono scostumati, che non pubblicano le ricerche fatte come ognuno può, ognuno vuole, secondo i mezzi di ciascuno, secondo i mezzi, le competenze e via dicendo, ma queste pubblicazioni non vedono la luce, perché riguarda un mal costume che diciamo risale molto indietro nel tempo. Lo dico ai più giovani: a Locri furono scavati dei pinacres, 5.000 pinacres molto famosi, e la scavatrice che aveva scavato dei beni demaniali, scavi condotti con fondi pubblici, nel suo testamento lasciò il legato in Tina, che se questi 5.000 pezzi, a una sua collega. La scavatrice si chiamava Zancani Montuolo, la beneficiaria è Lissi Carona, i Pina che se sono ancora non pubblicati. Ma più recentemente, per non fare nomi, prima di andare in pensione, Paolo Mattie, che ha scavato a Ebla per più di 45 anni, una volta l'ho incontrato, ho detto: cosa fai dopo che vai in pensione con Ebla? Dice: ah sì sì, ho già deciso tutto, ho già deciso a chi lasciare la mia eredità. Ho detto: ah, a chi? Ai siriani. Ho detto: ah, caspita, trovando su Siria, che mi sembra un buon... Ora, gli archivi delle sovrintendenze, gli archivi delle istituzioni, i nostri cassetti, hanno una quantità di dati non pubblicati che io credo sia molto superiore alle ricerche in corso, diciamo, negli ultimi. Io mi chiedo se non si potesse provare, perché in altri paesi europei, per esempio l'Inghilterra, la British Academy ti costringe a fare un piano quinquennale, dopodiché tu finisci il tuo piano quinquennale, lo scavo può durare anche 40 anni, ma fino a che tu non hai reso conto dei soldi pubblici che tu hai speso per quella ricerca, non hai più una goccia di finanziamento. Allora, siccome questi dati è un patrimonio di conoscenze immenso che giace in luoghi in parte identificabili e in parte no, io credo che ci sia forse necessità di una normativa pubblica, cioè il pubblico deve prendersi in carico questo problema. Qui c'è scritto libertatem doctrina et iura tuentur, cioè se non ci sono una dottrina e un diritto che proteggono questo tipo di... secondo me sono delle malefatte, perché sono normalmente dei soldi pubblici in cui dovrebbero anche essere messi online i risultati, perché tutti sono soldi di tutti e tutti devono avere il diritto di leggere. E dunque volevo sapere, così è un'osservazione di cui volevo sapere, oltre ovviamente poi questo riguarda gli ultimi 100 anni, ma gli archivi dell'archeologia coloniale in Libia, in Albania, a Malta sono pieni di materiale che non viene. E ovviamente questo sarebbe molto semplice, perché esiste il web e tutti i materiali dovrebbero essere messi a disposizione di chiunque. Volevo sapere di cosa. Sì. Rispondo subito, o ci sono altri interventi eventualmente, altre domande, altre questioni? Allora, intanto una cosa, tutti i parti della questione di Santa Maria della Scala sono sempre problematici. No, era un esempio che aveva a che fare con il cibo, diciamo. Perché c'è una cosa che ho dimenticato, tanto non ho messo tantissime cose ovviamente, ma altrimenti vi toglierei pure la curiosità di leggere il libro. Ovviamente che ci sono tante cose che stanno emergendo da queste discussioni che sto facendo in giro e sto raccogliendo materiale. Ma in ogni caso, no, volevo dire una cosa, perché poi la toccava prima Marco quando diceva brutta parola petrolio. Questo l'altro dia ha scritto una cosa bellissima proprio da Daniele Mangoldo sulla questione del petrolio, ha scritto una nota che si chiama Petrolio, anche nel suo libretto d'Italia italiana, mi aveva fatto già un articolo. Allora è vero, quella è bruttissima, una delle peggiori, perché poi bisogna spiegare perché siamo arrivati anche a questa idea perversa di valorizzazione, e
effettivamente c'è stato, soprattutto negli anni precedenti, chi ha inteso la valorizzazione veramente come un'attività più o meno criminale, perché cioè, se la parola manager è considerata una brutta parola, io non la trovo brutta, perché se tu sei uno specialista di un ambito, ma hai anche delle capacità di gestione e di organizzazione del lavoro, un rettore, a mio parere, dovrebbe essere e restare un bravo ricercatore, perché solo così può capire il senso del suo lavoro e delle istituzioni di cui si occupa, ma deve essere anche evidentemente uno capace di organizzare bene il lavoro di chi opera in quella struttura, di chi valorizza le competenze presenti, di chi risolve i punti deboli, cioè il manager, quello che noi chiamiamo. Quindi quando qualcuno pensa che manager sia sinonimo di maneggione, fa un errore gravissimo, perché un ospedale, di cui io faccio spesso il riferimento agli ospedali, forse perché avendo fatto il rettore dovuto gestire un ospedale, però un ospedale moderno, innovativo, deve avere un direttore sanitario, un direttore generale, che, parlo del direttore sanitario, chi se importa se è stato un urologo o se è stato un cardiologo, l'importante è che capisca che non esiste solo l'urologia o la cardiologia nella cura dell'organismo umano. Quindi deve essere un manager della sicurezza, deve integrare, deve far funzionare tutto il sistema con un sistema complesso e integrato. Il problema è che in Italia abbiamo avuto i manager come Marcello Fiore, cioè quelli che hanno gestito Pompei e che facevano delle operazioni veramente orrende, cioè che non hanno nulla a che fare con quello di cui abbiamo parlato questa mattina. Quando lui si è inventato il vino Pompei, spendendo una quantità di soldi mostruosa, non facendo delle operazioni anche scientificamente e culturalmente solide, ma andato da un produttore di vino pagando un sacco di soldi per produrre vini che lui regalava agli amici, e insomma, quando è andato via sono state scoperte casse di vini pregiatissimi per cui aveva speso un sacco di soldi, ecco, quello ha danneggiato cioè quell'immagine ha creato dei problemi e che poi ha portato alcuni a vedere la nomina di un direttore di un grande museo, non solo come studioso, ma come persona che sa far funzionare un museo come una struttura complessa, all'idea che la mercificazione. Quindi noi dobbiamo liberarci, come mi capita di dire spesso, il periodo berlusconiano è finito, usciamone, cioè pensiamo che dobbiamo costruire qualcosa di diverso. Ci sono invece molti che in quel periodo hanno sguazzato opponendosi, nel senso che continuano a vivere pensando che quello sia il tema, cioè si sono costruiti il personaggio dell'anti berlusconismo restando vittime di quel modello, ecco, e questo ce lo portiamo dietro sempre anche in questo ambito. Quindi questo discorso sui ristoranti, cioè, potrebbe apparire banale, ma non lo è se invece gli dà una forza appunto come servizio pubblico. Cioè è possibile che noi siamo arrivati a considerare, cosa bellissima, servizio pubblico essenziale i musei e i luoghi della cultura, ma solo a seguito di una pessima assemblea sindacale organizzata al Colosseo, ancora in piena estate sostanzialmente, in piena mattinata, con code di migliaia di turisti in ferocino, giustamente. E allora siamo stati costretti, cioè, invece noi vamo arrivare a considerare servizio pubblico essenziale i musei, e dovevamo festeggiare questa cosa, ma con altro spirito, con altra idea. Ma andando alla questione delle pubblicazioni, ma noi è tutto un tema, come dire, centrale, quale ovviamente anche il mio professore universitario, sì, certo, responsabilità enorme, perché l'idea per esempio di scavicchiare qui e là e di andare a mettere i, come dire, più bandierina a presidiare il territorio, e invece di fare progetti sistematici, quindi pubblicazioni che seguono la ricerca, è un problema generalizzato. Io ho considerato una conquista importante, perché vedremo come va a finire ovviamente, nelle linee guida della
chirurgia preventiva è stato introdotto per la prima volta in un documento ufficiale del Ministero dei Beni Culturali l'obbligo della pubblicazione dei dati crediti delle ricerche. Quindi con l'obbligo di rendere noti i dati grezzi, di pubblicare le notazioni di un mappo archeologico, di costruire banche dati aperte, quindi diciamo mi sembra già un bel passo in avanti, perché noi abbiamo questo, vedete, problema serio. Tutta l'idea della tutela in Italia è ancora costruita sul modello introdotto nel 1909 con la legge di tutela del 1909, che introduce il concetto di presunzione di culturalità, cioè tutto è patrimonio culturale fino a prova contraria, il che è uno strumento interessante, però se usato in maniera gretta diventa uno strumento paralizzante, che è quello che ci porta a trovare molti problemi nella gestione del territorio. Sapete che viene considerato bene culturale tutto ciò che ha più di 50 anni. Ora c'è una modifica di questa norma che porta a 70 anni, perché ovviamente ci si è resi conto che 50 anni praticamente sono le cose degli anni 70, degli anni 80. Non siamo beni culturali. Già noi siamo beni culturali, da proteggio. Quindi, ma l'idea è vincolo e autorizzazione, cioè tutto costruito su questo. Il vincolo, io intanto vincolo e poi vediamo, tu mi dimostri che quello non è bene culturale e io ti cioè, se fino a invece noi avremmo dovuto, dopo 150 anni di unità d'Italia, fare un'enorme operazione che doveva vederci tutti coinvolti, università, sovrintendenze, professionisti, associazionismo, una grande opera di conoscenza diffusa del patrimonio culturale, che è quello che si cerca di fare con i beni paesaggistici, con le carte dei beni culturali legate ai beni paesaggistici, cioè strumenti di conoscenza che consentono appunto di pianificare meglio le trasformazioni, quindi passare da una logica del vincolo, come ci hanno insegnato maestri come Alberto Magnani, dalla logica del vincolo alla logica delle regole di trasformazione. Io lo ripeto di continuo, noi archeologi di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo delle trasformazioni stratificate nel territorio, nel paesaggio. Per cui godiamo o non godiamo una strada, una circolazione, una villa, un villaggio, un impianto produttivo. Ma poi che facciamo? Pensiamo di poter, in nome di questo, bloccare le trasformazioni del presente e del futuro. Cioè, quelle strade sono le grandi autostrade, ci sarà stato un movimento no Appia forse. No? Ci sarà stato un... E certo, è così. E noi oggi è il grande esempio di patrimonio culturale. Una grande infrastruttura che ha trasformato il territorio, ha trasformato il paesaggio in maniera straordinaria. Ci sono le tracce anche meno importanti. Ma noi di questo ci occupiamo. Allora il senso è contribuire alla costruzione di piani conoscitivi solidissimi e diffusi e su questa base avere la capacità, non in maniera, come dire, unilaterale ma condivisa, di fissare regole di trasformazione che siano compatibili, perché è possibile, con la conservazione, la valorizzazione e migliori condizioni di vita. Cioè, non dico a qualcuno capirà, c'è una persona che mi ha detto: ah, la linea veloce Bari-Napoli, poi dice, lui viene a dire me, la linea veloce Bari-Napoli la dobbiamo bloccare. E io guardavo, ma tu sei pazzo? Cioè, io quando vengo a Roma, magari ci avessi la linea veloce Bari-Napoli invece di dover ogni volta fare fatica. Se tu pensi che il compito di chi tutela il patrimonio culturale e di chi tutela il patrimonio archeologico sia quello sostanzialmente di bloccare le opere, ovviamente se sono utili, poi se sono il problema è che in Italia non sono di opere inutili, ma questo è un altro discorso, è evidente.
Ma se tu pensi che il nome della trilogia deve bloccare, insomma, stai sbagliando completamente approccio. La questione delle pubblicazioni è fondamentale. L'altro giorno mi diceva un caro amico, Filippo Pergola, che ha dato una tesi di dottorato su Aldenga, questo bravissimo dottorato di ricerca, è andato ovviamente in sovrintendenza a chiedere l'autorizzazione per vedere gli scavi di Nino Lamboglia. E gli è stata data una lista lunghissima, per cui dice scavo in studio e i nomi delle persone che ci hanno studiato. Vai a vedere in studio dal 1980, dal 1975. In studio tutte persone che hanno meno 70 anni. Cioè, vabbè, ma come è possibile che tu blocchi una tesi di dottorato di un ragazzo di 30 anni perché c'è gente che da 40, 50 anni ha in studio cose pubblicate, scavate, non so più quanti anni fa, una persona che non esiste più. Cioè, incredibile. Ma questo va regolamentato, questo è uno dei temi che devo dirti, Emanuele, intendo porre proprio alla come commissione, come consiglio superiore, cioè delle, una definizione di regole anche deontologiche, perché non è che puoi fare molto di più delle regole, però è quello che dici tu, cioè chi non pubblica chi si viene i finanziamenti, cioè perché pubblica tutto quello che c'è da pubblicare e poi continui, quindi certo senza cadere nel rischio, blocchiamo la ricerca perché ci abbiamo tutto da pubblicare tutto adesso, quindi bisogna fare un equilibrio. Però in questo, ecco, mi viene da dire, ma queste non sarebbero cose che dovrebbero venire anche da noi, dal basso, noi come professori universitari, come consulti universitari, facciamo per esempio un tema di questo tipo, abbiamo il coraggio di portarlo in questo tentativo che io ho lanciato di far nascere un soggetto unico degli archeologi italiani. Questa è una grande responsabilità per noi archeologi, tutti gli archeologi. Allora, prendiamo come un grande impegno deontologico degli archeologi italiani per aprire i propri archivi, per renderli aperti, per renderli accessibili. Cioè facciamo delle battaglie che non riguardano il conflitto tra università sovrintendenza o sovrintendenza dell'università per i professionisti. Credo che queste cose che non hanno bisogno di leggi, non hanno bisogno di chissà quali interventi, ma servono appunto ancora una volta progetti e regole culturali. Non mi fermo, poi non so se c'è ancora un po' di tempo, non lo so.